questo mese vi diciamo quali sono i nostri preferiti. Cucina virtuale per un nuovo video dei preferiti del mese in collaborazione con i nostri amici 55 Winston 55 Mauro e Antonio. Ciao ragazzi, complimenti, il nuovo studio è bellissimo. E con la nostra amica Marta Kamartank, anche lei una splendida youtuber che parla di cibo e food genuino e buono. Complimenti veramente. Anche per il tuo studio. No, lei non ha lo studio. Bellissimo. Però complimenti lo stesso perché è bellissima. Allora, cominciamo subito con i nostri preferiti. Questo mese non ho preparato niente, quindi Gabriele darà libero sfogo alla sua improvvisazione. Siete contenti? Allora, la scoperta fissazione del mese. Bene, per me la crema alla nocciola, quella di Asiago Rigoni. Non è una la fissazione del mese, è vero. Per me la fissazione del mese è la farina integrale. Posso dire sinceramente di aver eliminato la farina bianca dalla mia alimentazione. Brava, brava, la usava anche per fare i castelli di farina, se la portava a mare facevamo questo. E l'ho tolta anche dall'alimentazione di Enzo, perché mi sono un po' documentata sulla farina, sul pane e sui panificati con farina bianca, ed effettivamente non c'è veramente motivo di usarla. Quindi andiamo avanti, la ricetta del mese. La ricetta del mese per me. Lo so, qual è? Lo so. Per me le zucchine, la pasta con le zucchine. Lo sapevo, brava. Mi piace vincere facile. No, per me invece la salsina dell'IKEA all'aneto, perché mi è venuta benissimo, meglio di quella dell'IKEA. Molto meglio, perché l'olio d'oliva gli porta un sapore speciale, certo, quindi quella la trovate, tutte e due le ricette che vi abbiamo menzionato le trovate lì dove c'è lei col pallino. Poi la verdura o frutta del mese? La verdura o frutta del mese? Come verdura... Il basilico? Basilico no. Peperoni. È la seconda che abbiamo usato, perché il basilico abbiamo fatto quintali di pesto e peperoni abbiamo fatto quintali di peperoni. Quindi basilico e peperoni. Dai, va bene. Estiva. Poi la schifezza del mese. La schifezza del mese. E i gelati. Maxi Bon, queste cose così preconfezionate. Sì, io ci ho dato dentro di sono buone però. Cardone al cocco. E non bene. Si fa. E anche la Kinder Brioche al cioccolato con una punta di confettura. Ah. È buonissima, a me piace troppo questa briochina. Allora, poi il flop del mese. Ce l'ho. Dai, ce l'hai. Il Magic Bullet, no, come si chiama? Quello, poverino, dai. No, l'abbiamo già nominato. Sì. Il Magic Bullet, non serve un bullet, non frullet, veramente, niente, veramente, cioè. Tutte queste televendite americane, sì, sono belle perché vengono tradotte, però alla fine non tutto serve quello che a niente. Vengono, il mixer, quello là che vedete con lo chef Tony che fa 2000 cose, che ma piccolo, quando mai? Un motore pazzesco e bicchiere piccolo, non serve a niente. Ma quando mai? Cioè, frulla le cose normalissime nei tempi normalissimi. Se ci mettete dentro il ghiaccio ci state 4 ore e mezzo per farne granatina. E quindi sconsigliatissimo, mi raccomando, dite a Chef Tony di tritarci lui da dentro qualche parte. Ma non si triterebbe. Perciò poi, il prodotto assurdo del mese. Le cialdine, quelle per la macchina, le cialdine del Nesquik. Sì, perché dillo quale hai voluto. Quale ho voluto? Le Nesquik. Le Nesquik, già glielo ho detto. Ah, gliel'hai detto, ho voluto della macchina del caffè della Dolce Gusto le cialdine Nesquik, che... Ragazzi, non servono a niente, costano un botto. Era per provare, dai. Una cavolata. E sta puoi metterlo anche nel flop del mese, brava. Diciamo così. Poi. Il prodotto apri e gusta del mese. I pisellini, che detta così suona malissimo. Però i pisellini bio già precotti mi sono stati utilissimi questo mese. Pisellini e favette, benissimo. Perché stai ridendo? No. Lasciate un commento qua sotto, non capisco per quale motivo lei stia ridendo su piselle e fave. Vabbè. Neanche. Andiamo. Però ti giuro che ho fatto una pasta buonissima. Una pasta. Con i pisellini e le favette erano buone. Lo spezzafame del mese. I mini magnum. Brava, no, per me sai cosa? Le Kinder fette al latte. Per me i mini magnum, io a spuntino mangio un mini brava. Magnum. Grazie. Vai avanti. Poi viva la dieta, poi.
Il troppo caro del mese, la torta 8 minuti cameo, perché insomma ragazzi, una torta si aggira attorno ai 4 euro e non ha senso, è tutto zucchero, voglio dire. Anche no. Poi, il food place del mese. Il food place del mese è come sempre casa, casa, non c'è miglior posto di casa. Lo scaduto del mese questa volta è la iocca, che ancora giace nel mio frigorifero, bella che è scaduta, credo che la mangerò. Tanto i fermenti lattici saranno ancora più vivi, sì, e sì, vedremo cosa stanno mi ballando. Succederà. Poi l'elettrodomestico utensile del mese. Non ce l'abbiamo. Chi te l'ha detto? Chi ce l'abbiamo? Io ce l'ho. E che ce l'hai? Io. E che cos'è? Questo mese io uso sempre gli elettrodomestici, quindi come sempre il mixer per me è il top dei top, il mio, come si chiama, Black & Decker. Quello piccolo, che è vale 100 di quelli là di Magic Bullet. Sì, Black & Decker piccolo. No. 10 euro è costato. Sì? Ti giuro. Fantastico, se lo trovate, il mini mixer Black & Decker, consigliatissimo. Vi mettiamo una foto se la troviamo. Mi accompagna in tutte le ricette, poi avendo il motore di un trapano, ma che cosa stai per farmi certo, ma questa farnetica dati che non hanno fondamento, per favore non gli date retta. Ma che cos'è? Cos'è il motore di un trapano? Madonna. Scusa, Black & Decker. Madonna mia, che stai dicendo? Secondo me frulla bene perché ci va giù pesante. Allora, poi. La ricetta che più desideriamo realizzare e che ancora non abbiamo fatto. Ce l'ho! Dai. La cipollina IKEA, quella per cui tutti sbavano, la cipolla fritta per condire le insalate. Ve la faremo molto presto. Io non la conosco. Ho già però preso gli ingredienti dalla confezione durante uno dei nostri live dall'IKEA e presto sarà sulle vostre tavole. Il cibo straniero del mese? Il cibo straniero del mese? Sono stato a Napoli, ho portato delle... Mettiamolo, che non è straniero. Da Napoli mio marito mi ha portato la sfogliatella frolla e la pastiera. Ragazzi, in estasi, che buono. Mamma mia ragazzi, i sapori di Napoli sono i... Amici napoletani, ma cosa speciali vi devo chiedere io? Mandate qualche pastiera, qualche cosa, ci è arrivato il panettone a Natale, no, noi le accettiamo. Ma che cosa no? Fammi parlare, ma poi tu non te lo mangi, casomai. Io accetto tutto, mandate cose tipiche della vostra zona, va bene? Questa volta fate un giveaway, per me ho vinto. Ho vinto, sono stato estratto, poi vi lascerò l'indirizzo sotto. Va bene, comunque, pastiera e sfogliatella, a me piace la frolla, anche la riccia è buonissima, però se devo scegliere io propendo per la frolla, abbiamo fatto due colazioni meravigliose. Andate a Napoli, guardatela, va bene, mi raccomando, andate è una Napoli, bellissima città. È una delle città più belle del mondo. E allora, detto ciò, con questo saluto ai nostri amici napoletani e partenopei tutti, che cosa diciamo? Voglio fare un saluto a tutti quanti, a tutti quelli che purtroppo hanno perso la vita nel terremoto, un momento di serietà, perché è anche giusto ricordarli in questo video e ricordarli per sempre. Noi vi diamo sempre spunti di spensieratezza, frivolezza, idiozia, ma con questo non vogliamo sminuire gli eventi che stanno succedendo in questo periodo e siamo fortemente vicini a tutti coloro a cui è venuto meno tutto, è venuta meno la vita, ai più sfortunati, a quelli che sono stati fortunati nella sfortuna, è venuto meno il loro mondo, le loro abitudini. Sarà difficilissimo ripristinare tutto, noi vi siamo vicini per come possiamo, regalando un sorriso, regalando qualche minuto di spensieratezza, regalando un attimo di normalità in vite che oramai normali non sono più. Quindi amici nostri del centro Italia, vi vogliamo bene, vi vogliamo mandare un grande abbraccio, un enorme bacio e speriamo che presto la normalità rientri nelle vostre e anche nelle nostre, perché spesso ciò che diamo per scontato poi così scontato non lo è ed è disarmante. Bene, quindi godetevi la vita, ogni minuto della vostra vita, state insieme alla vostra famiglia e abbracciate ogni giorno sempre tutti quanti. E sempre un bel sorriso, va bene? Sempre col sorriso. E sempre col sorriso, noi vi ringraziamo. Brava, sempre che mi parli di sopra. E sempre col sorriso, noi ringraziamo tutti quelli che ci seguono e tutti quelli che mettono il pollice in giù. Il pollice in su, volevo dire. E anche quelli che mettono il pollice in giù. Ma come, il video scorso gli hai augurato che gli si spezzasse. E quindi una pronta guarigione a tutti quelli che mettono un pollice in giù. Gli si deve spezzare l'altro, certo, no, l'augurio era per tutte e due. Ah.
Invece noi salutiamo i nostri amici Mauro e Antonio. Ciao ragazzi, la nostra amica Marta. Correte a guardare i loro video e noi ci ritroviamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!